Un invito alla pace artigianale, quella costruita giorno dopo giorno, e alla commozione del cuore, riscaldato dalla tenerezza di Dio. Nel tradizionale messaggio natalizio, prima di impartire la benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco ha esortato tutti a non perdere il coraggio della preghiera. La pace è un impegno di tutti i giorni, ma la pace è artigianale, che si porta avanti a partire dal dono di Dio, dalla sua grazia che ci ha dato in Gesù Cristo. Guardando il bambino nel pesebre, bambino di pace, pensiamo ai bambini che sono le vittime più fragili delle guerre, ma pensiamo anche agli anziani, alle donne maltrattate, ai malati. Le guerre spezzano e feriscono tante vite. Come quelle esistenze, troppe, ha detto il Pontefice, spezzate dalla guerra in Siria. Continuiamo a pregare il Signore perché risparmi all'amato popolo siriano nuove sofferenze e le parti in conflitto mettano fine ad ogni violenza e garantiscano l'accesso agli aiuti umanitari. Una preghiera, quella degli oltre 70.000 fedeli di Piazza San Pietro, a cui si sono uniti credenti di diverse confessioni religiose. E ai non credenti l'invito del Papa è stato comunque quello a desiderare la pace. Il suo pensiero è andato alla Repubblica Centrafricana, terra dilaniata da una spirale di violenza e di miseria. Quindi a Sud Sudan, Nigeria, Iraq, Terra Santa, alle Filippine colpite dal tifone Haiyan, ma anche a quanti sono perseguitati per la fede in Cristo e ai profughi e ai rifugiati. Tragedie, ha ricordato, come quelle a cui abbiamo assistito quest'anno con i numerosi morti a Lampedusa, non accadano mai più. Al bambino di Betlemme il Santo Padre ha poi chiesto di toccare il cuore di quanti sono coinvolti nella tratta di esseri umani. Lasciamo che il nostro cuore si commuova. Non abbiamo paura di questo. Non abbiamo paura a che il nostro cuore si commuova. Ne abbiamo bisogno. Che il nostro cuore si commuova. Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio. Abbiamo bisogno delle sue carezze. Le carezze di Dio non fanno ferite. Le carezze di Dio ci danno pace e forza. A Dio, dunque, dobbiamo chiedere di aiutarci a costruire la pace ogni giorno, un concetto già espresso nella messa della notte, nella solennità del Natale del Signore. La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla Vergine Maria, vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia, ha condiviso il nostro cammino, è venuto per liberarci dalle tenebre e donarci la luce. In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre. Gesù è l'amore fattosi carne. Nell'omelia il Pontefice, prima di deporre il bambinello nel presepe, accompagnato da 10 bambini in rappresentanza dei diversi continenti, ha ricordato che siamo un popolo in cammino e che nella storia di ciascuno si alternano luci e ombre. Il Figlio di Dio, nato tra gli ultimi e gli emarginati, ha concluso il Santo Padre, non è soltanto un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani, è il senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mezzo a noi.